Lavorare da casa per alcune persone è una specie di mito, come se fosse la cosa più bella del mondo, l'ultimo traguardo da raggiungere. Nell'immaginario collettivo è la libertà assoluta. Non ti devi alzare presto la mattina, non rimani imbottigliato nel traffico, non devi aspettare i mezzi, non prendi i mezzi, non vai in ufficio a vedere colleghi stronzi, non gli devi rivolgere la parola, non vedi il tuo capo, non ti devi vestire preciso. Insomma, ti libera da tutta una serie di incombenze che la vita di ufficio porta con sé. Ma com'è lavorare effettivamente da casa? È una cosa desiderabile? È una cosa fattibile? O no? La verità è un'altra, e ve lo dice una che lavora da casa da 8 anni, quasi 9. Lavorare da casa ha certamente tutta una serie di benefici, ma anche dei lati negativi che nessuno vi racconta, o che magari se sperimentate il lavoro da casa per un breve periodo non riuscite a realizzare pienamente. Quindi oggi vi racconto perché noi che lavoriamo da casa ogni tanto giustamente ci lamentiamo e vorremmo un ufficio, e perché ogni tanto può essere veramente alienante, e quindi forse questo può farvi rivalutare il vostro vecchio caro ufficio, i vostri vecchi cari colleghi, forse anche il vostro capo. Forse. Non garantisco niente. Svantaggio numero 1: non hai più una vita, ovvero non esiste la divisione tra il posto del lavoro e il posto della casa, è tutto insieme, tutto mischiato, senza soluzione di continuità. Se sei fortunato hai una stanza dove hai il tuo studio, il tuo computer, il tuo tavolino, ma più spesso lavori allo stesso tavolo dove hai fatto colazione, dove mangi, dove tuo figlio fa i compiti, eccetera eccetera. Intorno a te c'è il cesto della frutta, davanti la lavatrice, dietro le pentole, come succede nel mio caso, e insomma è tutto un ambiente che non facilita assolutamente l'idea che tu stia lavorando, e quindi la tua concentrazione e la tua motivazione. Inoltre, vedendo la tua casa e tutte le cose che ci sono da fare, tipo mandare la lavatrice, stirare i panni, mettere a posto, tantissime volte la fonte di distrazione è anche il luogo stesso, cioè la tua casa. Quindi come ambiente non facilita assolutamente la concentrazione, ma neanche il sano distacco di dire a un certo punto della giornata: il lavoro è finito, adesso inizia la mia vita privata, perché non c'è un posto che tu lasci per arrivare a casa tua, non c'è una porta che chiudi e non c'è fisicamente appunto questa divisione tra due luoghi che dovrebbero restare distinti. Punto numero 2: secondo me lavorando da casa è molto più difficile prendere il proprio lavoro sul serio, specie se sei un freelance come me che il lavoro se lo deve inventare ogni mattina, deve fare proposte nuove ai clienti e deve comunque motivarsi da solo. Questo perché non c'è nessuno, tu sei da solo con te stesso, non hai un capo che ti cazzia se non hai finito un lavoro per tempo, non hai dei colleghi che stanno lavorando sullo stesso progetto, su un progetto parallelo con cui scambiarti delle opinioni, non hai comunque tutto quell'ambiente che in qualche modo ti autorizza a spendere tutte quelle ore davanti a un computer. Non c'è nessuno che ti guarda male se cazzeggi su Facebook per 2 ore, non c'è nessuno che nota se tu ti alzi dalla scrivania e per mezz'ora sei in giro per casa a mettere a posto. Sì, tu hai delle scadenze, però sta a te organizzarti, per cui se tu hai una scadenza tra una settimana e nei primi 3 giorni sei produttivo al minimo, non c'è nessuno che te lo fa notare, devi essere molto bravo a farlo da te, altrimenti come quasi tutti i freelance finisce che gli ultimi 2 giorni fai la chiusa per consegnare in tempo. Questo perché? Non perché siamo tutti disorganizzati, ma perché è effettivamente molto difficile organizzarsi in modo completamente autonomo, bisogna essere molto molto disciplinati. Questo ci porta al punto numero 3, devi essere molto organizzato e devi iniziare il lavoro alla stessa ora, anche se potresti fare qualunque cosa, perché chi lasciato libero di fare qualunque cosa inizierebbe a lavorare alle 8:30, 9? Forse quasi nessuno. Quindi darti degli orari, darti dei ritmi è fondamentale, ma a volte ti senti un cretino, perché magari succede come oggi, fuori una giornata stupenda, c'è il sole e c'è questo mito del freelance, no? Che dice: ah, meno male che tu lavori da casa, quando c'è il sole puoi farti 4 passi. Sì e no, nel senso che tu ti devi dare comunque delle regole molto strette se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi e soprattutto se vuoi sfruttare al massimo le ore in cui lavori, perché se vuoi godere del primo vantaggio del freelance, che è la flessibilità deriva dal saper organizzare il tuo tempo, e quindi se sai che nelle prime 6 ore della mattina e del pomeriggio sei stato iperproduttivo, puoi permetterti di giocare 1 ora il pomeriggio con tuo figlio, o puoi permetterti di staccare mezz'ora prima per andare in palestra.
cosa che purtroppo non può avvenire se invece non riesci a darti un ritmo di lavoro e ti senti bombardato dalle cose da fare senza un elenco, senza delle priorità, insomma diventa più difficile. Numero 4, non avere relazioni sociali è deleterio, è veramente una condizione solitaria a volte non avere nessuno con cui scambiare due parole, con cui prendere un caffè, a cui fare una domanda, che ti racconta cosa ha fatto ieri e che quindi ti dà nuovi spunti, perché il punto è questo, non è solo interazione sociale ma è anche un po' un refresh mentale, nel senso che quando ascolti esperienze diverse, punti di vista diversi, storie diverse, chiaramente ti arrivano degli input. È vero che oggi gli input ci arrivano tantissimo tramite social media, però non possono sostituire la conversazione reale, non è assolutamente la stessa cosa e quindi è una condizione molto molto solitaria. Numero 5, è inutile dirlo ma la cura di te stesso ne risente. Ora mi vedete truccata, pettinata e vestita, ma non è sempre così, nel senso che a volte ci sono delle mattine in cui se non hai voglia di fare queste cose puoi non farle. Sapete quanti freelance si alzano, poi io dico freelance per dire chi lavora da casa, magari non è la stessa cosa a volte, comunque sapete quante persone si alzano la mattina e magari hanno un'urgenza, fanno colazione, si mettono letteralmente a lavorare mentre a fianco hanno ancora la tazza della colazione, sono in pigiama e vanno avanti così fino all'ora di pranzo, poi a un certo punto è ora di pranzo, ti svegli e dici ah è ora di pranzo, ti guardi, sei ancora in pigiama. Se non chi lo fa per scelta, cioè chi magari si veste solo quando ha le Skype call, allora ti metti la camicia sopra e sotto c'è le pantofole, il pigiama. Deleterio, non per, tanto per la comodità ma quanto per la tua autostima, secondo me ne va della tua dignità di persona. Se tu non hai un motivo per vestirti la mattina, è brutto, è triste e ti abbrutisce, così come se non hai motivi per cucinarti il pranzo e vai avanti a panini per una settimana, non è bello. Insomma, diciamo che la solitudine e lavorare da soli e lavorare da casa in un ambiente da cui virtualmente non puoi uscire perché è tutto lì, sì, è abbastanza deleterio per la persona. Un capitolo a parte è quello dei lavoratori freelance che lavorano da casa e che hanno figli. In questo caso ci sono tante persone che dichiarano che è bellissimo lavorare da casa quando hai bambini perché ti dà la flessibilità di essere lì a casa con loro e anche di lavorare, quindi non devi uscire, non devi prendere una tata, non li devi mandare all'asilo fino alle 6. Io non sono d'accordo, perché non puoi fare due cose insieme, è fisicamente impossibile avere la testa sulla mail che devi mandare o sul progetto che devi scrivere e al tempo stesso dare retto a tuo figlio. Quindi cosa succede? Che il risultato è che il bambino lo devi continuamente respingere, quindi il bambino viene lì e ti dice mamma giochi con me? No adesso no, mamma puoi fare questo? No adesso no, mamma no sto lavorando, per cui è un bambino che viene continuamente rimbalzato oppure che sta lì per conto suo, che gioca, fortunato chi ce l'ha i bambini che giocano da soli, io no, e la mamma sta lì ma in realtà sta con la testa da un'altra parte. Se sto con mio figlio voglio dargli il 100% della mia attenzione. Sarò tirchia all'80, però non voglio stare con un bambino e dargli il 20% della mia attenzione e continuare a respingerlo e ad allontanarlo e a dirgli che sono impegnata perché lo sono e perché sto lavorando e perché in quel momento non posso dare attenzione a due cose diverse. Un'altra cosa è che ti devi motivare completamente da solo. Ad esempio, alcuni giorni fa ero in aereo, mi è venuta l'idea di fare questo video e mi sono presa due appunti sul telefono, poi stamattina mi sono svegliata, non mi ero neanche truccata, quindi ritorniamo al punto di prima e dicevo ma cosa lo faccio a fare questo video, cioè magari non interessa nessuno, magari non ha senso quello che dico, magari non è una buona idea. Questa è la sfida di tutti i giorni, inventarsi qualcosa di nuovo, ma soprattutto darsi credito e darsi il permesso in qualche modo di sperimentare, di fare cose nuove e di buttarle lì fuori nella speranza che piacciono e che come hanno un senso per te abbiano un senso anche per gli altri. L'ultima cosa riguarda probabilmente la validazione del tuo lavoro e dei tuoi sforzi. In un ufficio, cioè in un ambiente lavorativo, per quanto ci possano essere situazioni sgradevoli per competizione tra colleghi, accoltellamenti alle spalle vari, cazziatoni da parte del capo, tu sai che il tuo lavoro riceve sempre un feedback, quindi se lo fai bene in qualche modo vieni premiato, comunque vieni elogiato, comunque viene notata questa cosa. Se lo fai male vieni ripreso e c'è un percorso di carriera a volte o comunque c'è un percorso di relazioni tra i colleghi, di costruzione di stima professionale che a casa spesso manca. Sì, puoi ricevere magari una mail in cui dicono grazie, bel lavoro, ma non è la stessa cosa perché sono persone che tu non vedi, che magari non hai mai visto e non vedrai mai in vita tua, perché tante persone hanno dei colleghi in remoto, magari lavorano con paesi esteri e quindi
Questa è una cosa che manca molto perché fa parte della motivazione. Non dico che tutti abbiamo bisogno di una ricompensa per quello che facciamo, ma è bello ed è positivo ed è incoraggiante che il proprio lavoro venga riconosciuto. Ora vorrei sapere le vostre esperienze, vorrei sapere se lavorate in un ufficio, come vi trovate, qual è la cosa che invidiate a chi lavora da casa, o al contrario, se anche voi lavorate da casa, quali sono le sfide che trovate più difficili e se avete mai pensato ad un co-working. Io all'idea del co-working ci sono arrivata circa 3 anni fa, quando mi sono trasferita qui a Londra, anche perché uno dei grossi limiti del nostro paese, a parte alcune città un po' più grandi, il problema è che non ci sono tanti posti dove lavorare fuori casa. In primis non ci sono i bar dove tu ti puoi sedere, tipo Starbucks, con il wifi e la presa, ti metti lì, ti prendi un caffè, ci puoi stare anche tutto il pomeriggio. Non c'è quasi niente di tutto questo, anzi, prima liberi il tavolo, prima te ne vai e meglio è. E, seconda cosa, i co-working sono ancora relativamente pochi, probabilmente perché questa del lavoro da remoto è una cultura che qui all'estero è un po' più presente, in Italia si sta ancora sviluppando. Io ho lavorato per un po' di tempo al Google Campus, che era gratuito, era un co-working dove tu semplicemente andavi, ti sedevi, lavoravi, ma non avevi una scrivania, non potevi lasciare nulla. I mesi passati li ho trascorsi in un altro co-working qui a Londra che si chiama WeWork, è uno dei più grandi al mondo, è molto bello ma anche molto costoso e quindi l'ho abbandonato, e adesso ne sto cercando un altro sempre a Londra. Ma comunque, ovunque io andassi ad abitare, la prima cosa che cercherei è sicuramente un co-working, perché mi ha cambiato la vita. A parte i giorni in cui devo fare degli shooting a casa, per cui devo stare qui, io cerco sempre di uscire il prima possibile, proprio per cambiare ambiente, per un'igiene mentale mia, e lo consiglio a tutti, lo consiglio a tutti quelli che lavorano da casa. Il mio consiglio è: non lavorate da casa o almeno fatelo se è proprio indispensabile. Intanto grazie per aver guardato questo video, mi raccomando iscrivetevi al mio canale, fatemi sapere se c'è qualcosa che vi piacerebbe sapere della vita da freelance, della vita da blogger, in generale della vita a Londra, perché come avete visto sto facendo un po' di video che vi raccontano parti della mia vita che credo siano abbastanza comuni a tante persone, sulle quali possiamo confrontarci. E seguitemi sui social, sono su Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, Snapchat, credo di averli detti tutti, come Ma che davvero, e sul mio blog macchedavvero.it. Grazie e alla prossima!